Domenica 20 marzo la puntata di Viaggio in Molise è dedicata all'evento Sposiamoci, organizzato da Immagine Boutique, che si trova a Campobasso, con l'ausilio anche di altre attività del capoluogo. Le organizzatrici Maria Cerio e Giuliana Mancini hanno organizzato un matrimonio fittizio a tutti gli effetti, per consentire alle coppie reali in attesa di matrimonio di conoscere tutte le varie sfaccettature che presentano le attività di Campobasso. Vediamo. Siamo con Giuliana Mancini e Maria Cerio, le titolari di Immagine Boutique a Campobasso, nonché le organizzatrici di questo evento Sposiamoci, un evento che ha avuto che obiettivo, Giuliana? Ma l'obiettivo principale è innanzitutto è una riapertura a una normalità. Abbiamo organizzato questa manifestazione proprio perché usciamo da un periodo decisamente buio e La cosa più bella è il matrimonio, la festa, segno di gioia, per cui abbiamo voluto organizzare questo evento proprio dedicato agli sposi, quindi a tutto quello poi che ne segue, dai preparativi e le varie cose, insomma. In questa manifestazione ci sono tanti stand, ogni stand ha una sua particolarità e una sua proposta, sempre attinente al matrimonio. Noi siamo presenti qui con la cerimonia, perché oramai abbiamo un'esperienza più che trentennale per quanto riguarda il settore della cerimonia, e quindi proponiamo i nostri abiti, che vanno a vestire dalla semplice invitata allo sposo e anche qualche sposa, perché abbiamo vestito nel corso dei nostri anni anche qualche sposa che ha voluto un abito particolarmente diverso. Abbiamo anche il quotidiano, il prêt-à-porter, e naturalmente è un prêt-à-porter un po' ricercato, nel senso che noi non vogliamo che la donna debba coprirsi. Ci piace la donna che vuole vestire, quindi che ama mettere anche il quotidiano, l'abitino semplice, però con qualche particolare. Questo è quello che proponiamo noi alle nostre clienti. Maria Cerio, in collaborazione con l'Hotel Rinascimento di Campobasso, avete organizzato con una serie di stand in maniera tale che gli sposi che accorreranno, dovrebbero essere 30 coppie, potranno farsi un'idea sul loro giorno più bello. Sì, sì, è proprio così. Abbiamo cercato di simulare un matrimonio offrendo a queste coppie la possibilità di poter servirsi, scegliere dalla bomboniera al vestito da sposa, da cerimonia, e abbiamo anche una scuola di ballo, il tango. Carmen Calabrese, stai truccando una ballerina di tango, una gentile ballerina di tango. Esatto, diciamo che abbiamo fatto un trucco, diciamo, inerente a questo stile, no? Un bel rossetto
rosso, acceso. Un bel rossetto acceso. E quale, che altra caratteristica deve avere una ballerina di tango? Ma comunque ha anche un occhio importante, no? Un occhio importante per mettere in risalto lo sguardo, di conseguenza per diciamo realizzare questo ballo sensuale. Possiamo, Francesco, possiamo andare anche sulla ballerina e chiederle il nome? Zaira. Zaira, tra poco ti esibirai, scusaci Carmen. Sì, ci esibiremo in un tango argentino con altri nostri allievi, quindi faremo sia un tango da soli che coinvolgendo comunque i nostri allievi per dare proprio l'impressione della socialità del tango, quindi un ballo adatto a tutti e per tutti. Sensuale, come diceva Carmen? Anche sensuale, sì, sicuramente, molto sensuale. Va bene, vedremo con grande attenzione la vostra esibizione. Grazie mille. Allora, Daniela, partecipa a questo matrimonio fittizio, che ruolo avrai? Io sono un'invitata della sposa e sono qui per allietare questo evento. Ti vediamo particolarmente elegante con questo vestito e quindi sei un'invitata stretta, molto intima della sposa. Esatto, e indosso questo meraviglioso abito di Immagine Boutique e come vedete sto sistemando i capelli da Carisma Parrucchieri. Il vestito praticamente è multicolore. Esatto. Molto bello. Esatto. Grazie mille, multicolor per che sia di buon auspicio ai tempi che sicuramente si spera miglioreranno. La signora Ida confeziona camicie da una vita, signora. Sì, 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 da una vita, da circa 20 anni il nostro negozio è avviato, anche se vabbè, non l'abbiamo preso. E quindi anche su misura, con tessuti tutti italiani. Luca Mignogna, chef del ristorante Il Rinascimento, c'è questo evento in particolare, Sposiamoci, nel quale saranno presenti circa 40 coppie. Che dovranno scegliere innanzitutto la location del loro matrimonio e conseguentemente anche il menù. Quindi che cosa preparerai? Di queste 40 coppie la maggior parte già hanno anche scelto, quindi già ci hanno inserito nel loro programma del matrimonio. Noi oggi prepareremo delle degustazioni di piatti tipici innovativi, quindi usiamo dei prodotti del territorio. Valorizziamo il prodotto del territorio con tecniche all'avanguardia, cioè diciamo che andiamo al passo coi tempi, prodotti della zona, prodotti anche internazionali, in base alle richieste del cliente, degli sposi, siamo pronti a tutto. Quindi è vero quello che dicevamo, che in Molise si mangia anche bene? Sì, benissimo. Noi puntiamo sì a grandi banchettisti perché abbiamo anche diverse sale che possono essere adibiti a più banchetti contemporaneamente, spazi che di questo periodo
ne abbiamo bisogno perché le leggi ci impongono di stare il distanziamento. E puntiamo anche ai catering, siamo molto forti perché abbiamo le nostre strutture, la nostra cucina, la nostra brigata che ci aiuta, cioè in collaborazione riusciamo anche a ottenere un ottimo catering, spostarci in ville, in zone, in rustici, dove vuole il cliente e cosa vuole il cliente. Allora, siamo con uno sposo fittizio, esattamente Nico, che impersonificherà insieme a Maria Elena la coppia di sposi e sarete presenti proprio come se foste due sposi reali. Sì, infatti sì. Starete praticamente a un tavolo, il tavolo principale, e ci saranno tutte le altre coppie, quindi a voi toccherà che compito? Ma toccherà il compito, diciamo, di far vedere l'abito e sperando che in questo tempo ci saranno molte persone che si sposeranno, perché visto il Covid e altre cose non ci sono tante persone, quindi... È anche un invito per tornare alla normalità questo? Ma lo spero, sì, lo spero vivamente, sì. Antonello Pascale, allora... Indossi un abito da sposo, ma già sei sposato. Sì, sono sposato, diciamo questo può essere da sposa ma anche da cerimonia, mi è stato gentilmente offerto da Immagine Boutique Uomo e nulla, siamo qui oggi a questo bellissimo evento organizzato qui al ristorante Rinascimento di Campobasso, una fiera sposi per dar modo a chi sta intraprendendo questo percorso di vedere un po' tutto quello che riguarda il mondo del wedding, che è fatto di tante piccole sfaccettature ed aziende come noi che lavorano in questo settore. È terminata questa puntata di Viaggio in Molise, vi ricordo che siamo visibili in tutto il Molise sul canale 11, sul canale tematico Molise Mio, ma anche sui social e sul sito di Telemolise www.telemolise.com, nonché nel Lazio sul canale 880. Grazie per l'attenzione, buon proseguimento alla prossima puntata di Viaggio in Molise.